Ciao a tutti, bentrovata Luna Rossa Family, amiche e amici, per un nuovo video interattivo. Forse è la prima volta che su questo canale faccio un'interattiva a varianti dove metto due mazzi di carte per testimoni. Bene, quindi già l'avrete capito, ci sono ecco due varianti. Chi sceglie la prima variante avrà questo mazzo di tarocchi. Sono i tarocchi di Roberto De Angelis, sarebbero questi qua, non so se avete idea, questi qui. Oppure la seconda variante, i tarocchi di Davide Corsi, sarebbero i tarocchi Draconis. Beh, dovete sapere che almeno io ho tantissimi tarocchi, a parte che sono anche collezionista in questo senso, nonché esco come illustratrice pure io, no? Quindi tenete conto che almeno l'80% del mondo dei mazzi, di carte, dei tarocchi, sono illustratori italiani bravissimi, eccellenti, effettivamente. Questi si basano sul sistema Rider-Waite, quindi diciamo ecco il classico mazzo più diffuso, se vogliamo, no? Però ovviamente qua le illustrazioni sono più vicine a quel tipo di mazzo di carte, qui sono un po' più fantasy perché appunto qua ci stanno i draghi. Vedete un po' se siete un po' più conservatori o più, diciamo, eco-fantasy e scegliete voi qual è il mazzo che vi può più interessare o con la quale vi sentite, ecco, più ispirati. Ovviamente ascoltate le prime battute, se vedete che non vi risuona niente cambiate variante. E a questo proposito, amici, vi volevo fare un piccolo chiarimento proprio anche in base, perché io vi leggo tutti i commenti, anche se faccio fatica a trovare il tempo pure per rispondere alle informazioni dei consulti, figuriamoci a rispondere ai commenti. Vorrei avere 200 ore in una giornata, ma quelle sono e me le devo fare bastare. Tenete da conto che quando vi dico io a monte potete ascoltare entrambe le varianti, effettivamente significa che potete ascoltare entrambe le varianti. Quando invece vi dico, ecco, scegliete una variante, se non è questa e quella, significa che voi non dovete ascoltare tutte e due le varianti, fate un mix e di due varianti, tre varianti, quelle che sono, voi vi prendete quello che vi fa comodo, così annullate, come dire, ecco, il senso di questa, diciamo, ecco, di questa lettura, cioè, ma non di questa lettura, la mia resta tale e quale, di questa lettura per voi. Cioè, di quello che vi deve risuonare a voi, perché voi fate una cernita, siete voi che andate a caccia di quello che vi interessa. Quindi non vi interessa quello che vi deve dire una variante, vi interessa quello che volete sentirvi dire. E quello è sbagliato, attenzione. È anche un modo a volte che certe persone cercano anche nel fare dei consulti privati. A me è capitato persone che, mentre facevo il consulto, venivano determinate situazioni e mi sentivo, tra virgolette, obiettare, ma a me hanno riferito che questa persona a maggio, ad aprile, a giugno, a ottobre, quello che è, tornerà dall'Africa, ritornerà in Italia. E dico, ma chi te l'ha detto a te questa cosa? E questa persona faceva resistenza e non me lo diceva. Ma chi te l'ha detta questa cosa? Ma perché ogni 5 secondi mi dici questa cosa qua? Te l'ha detta, se questa persona te l'ha detta e tu sei così sicura, perché me lo stai facendo chiedere alle carte? No, ma a me me l'ha detto un altro cartomante. E io che ci posso fare? Cioè, quindi il punto è questo. Cioè, io posso parlare per me, non posso parlare per gli altri, quindi io direi anche se una persona decide di cambiare, tra virgolette, casa H, partito, è anche vero che forse le cose che ti ha detto quella persona, ti è venuto il dubbio che ti avrà detto fregnacce, no? Detto questo, il punto è uno, anche lì dove voi, come dire, ecco, cercate nella cartomanzia la conferma di vostre vulnerabilità, la conferma di vostri attaccamenti. Se trovate lo squalo, quello vi dice quello che vi pare piace, poi vi attaccate a quella, diciamo, a quel cordone ombelicale nella speranza che oggi domani vi vengano dette sempre quelle cose, e quindi ancora più attaccamento ad una speranza, ancora più attaccamento ad una speranza. Così vi state prendendo in giro solo voi. Se trovate gli squali, anche quelli vi prendono in giro. Parliamoci chiaro. Ecco perché al momento in cui, diciamo, una persona fa un consulto, non si deve innescare né con gli interattivi,
Ok, quindi anche quelli che vedete sul tubo, non è che iniziate la mattina e finite la sera e vi vedete tutti i consulti, ok? Perché uno, non, i consulti non vi danno la vita. La vita vi dà la vita, cioè nel senso che bisogna viverla la vita, ok? O lì dove fate un consulto, non lo fate, o vedete un interattivo, ma comunque un interattivo non è la vostra vita, voi dovete mettervi all'azione, non dovete mai rimanere nell'attesa della concretizzazione. Io spero che voi vedete un po', perlomeno l'impronta, chiamiamola editoriale, di quelle che sono le mie stese, le mie letture. Qua si passa all'azione, qua si passa alla scelta, qua si passa, come dire, ecco, una dogana, dentro o fuori? Dentro perché le cose devono succedere e così è e così sarà. Fuori perché non c'è niente da aspettare, vai avanti, vivi e compagnia cantante, ok? Perché è necessario, la vita è una sola e non va sprecata, ok? A abbandonare sperando che quello che dicono gli interattivi si realizzi. Ecco perché vi dico, cioè, se quello che sentite in una variante non vi risulta un conto, se quello che sentite in una variante non vi piace, cambiare variante non è la soluzione. Spero di aver reso l'idea e spero con molta onestà che apprezziate, diciamo, ecco, questa messa, diciamo, sul tavolo, le carte letteralmente scoperte, ok? Detto questo, spero che voi abbiate scelto la vostra variante. Come sempre, vi ricordo molto velocemente che io parlo al femminile perché per il mio genere mi identifico con la consultante, ma ovviamente le letture valgono per tutti, uomini e donne, sia che voi siate etero che arcobaleno. Il video è valido dal momento in cui voi lo guardate, non dal momento in cui io lo posto. Iscrivetevi se non l'avete fatto, like così sostenete il canale, e anche per ringraziarmi, ovviamente, super grazie per chi mi vuole super ringraziare, tante grazie veramente di cuore agli abbonati e per chi avesse bisogno di un consulto personale, ovviamente potete chiedermi informazioni o prenotare direttamente tramite un messaggio su WhatsApp e vi risponderò il prima possibile. Detto questo, vi prego, per favore, non prendete a telefonare scavalcando file come se io fossi lì, come quando accendete YouTube, entrate sull'app e vedete i video che volete di questo e di altri canali, ma quello che vi pare, giusto? La vita è una cosa seria. Io la mia giornata la tengo impegnata. Questo è disponibile in qualsiasi momento volete voi, gli interattivi sul canale, le letture personali, gli oroscopi, quando volete voi, di giorno, di notte, quando vi pare. Quando si tratta di contattarmi, non è che c'è il numero di telefono perché voi ve la pensate o qualcuno, non dico tutti, ma poche persone, per fortuna poche, si mettono a telefonare, ovviamente disturbando mentre io faccio i consulti e significa che disturbano a persone che invece hanno tutto il diritto di avere il massimo dell'attenzione, ecco, in quel momento. Va bene? Quindi, per favore, mi raccomando, non vi fate ste pensate e non mi fate innervosire. Va bene, grazie, grazie mille per essere qui, grazie per avermi scelta e spero che troverete le risposte oggi per chi ovviamente, ecco, per chi è il destinatario di queste risposte, va bene? Magari per qualcuno potrebbe non esserci, per molti potrebbe esserci o non esserci, siamo sempre qui, qualcosa, ecco, sicuramente che vi risuona, lo troverete. Un abbraccio, a presto, ciao. Allora, vediamo prima di tutto questa persona a cui tu stai pensando, la sua vita com'è in questo momento. Vediamo un po'. Beh, le carte intanto ecco vogliono parlare, dobbiamo tirare giù 12 carte. Anzi, direi 13. Allora, ok, quindi abbiamo un gruppo di carte rovesciate. Vediamo un po' cosa arriva qui. È girata una carta. Ok, qui abbiamo intanto ecco un 3 di coppe. Allora, va bene.
Spero che si veda tutto, fra un attimo controllo l'inquadratura. Allora. L'ultima carta. Va bene. Allora, sì, ci siamo, si vedono tutte le carte. Allora, intanto, ecco, partiamo da questo 3 di coppe. Allora, vedi, il 3 di coppe è una carta che parla principalmente di un'espansione del sentimento. Quindi sembra che nei confronti, cioè che questa persona nei tuoi confronti abbia voglia di riconciliazione, a dire la verità. Allora, intanto sembra che le cose, o perlomeno c'era tra voi un'idea di felicità, e dal suo punto di vista le cose sono andate praticamente tutte al contrario. Quindi, diciamo, ecco, non c'è più la quotidianità, non vi state vedendo più. Possibilmente può anche significare che ci sia anche una distanza, quindi ci sia proprio con l'impossibilità in qualche modo, ecco, di una frequentazione, di un incontro casuale, che si sia perso proprio quel senso, come dire, ecco, proprio di familiarità e persino, se vogliamo, anche di benevolenza, se proprio vogliamo metterla in un senso, ecco, più esteso. Al momento questa persona potrebbe avere anche qualche difficoltà, diciamo, ecco, con il denaro. In che senso? Qua abbiamo, ecco, il matto. Il matto è qualcuno, diciamo, ecco, che commette o delle spese folli, oppure, diciamo, ecco, come dire, ha un bagaglio leggero, ha poche risorse. È qualcuno che magari in questo momento potrebbe non avere un lavoro sicuro, potrebbe avere, ecco, delle entrate, finanziarie che possono essere, diciamo, ecco, incerte, ballerine, un po' caotiche. Quindi, diciamo, ecco, dal punto di vista, ecco, delle finanze, sì, evidentemente questa persona potrebbe avere, non dico delle preoccupazioni, perché non viene una carta di preoccupazioni, ma diciamo questo si deve organizzare, deve avere una maggiore stabilità, ancora un po' così ad muzzum a zonzo. Allora, diciamo che rispetto a quello che può essere, diciamo, ecco, il suo, come dire, ecco, cioè la sua comunicazione interna, diciamo, ecco, come dire, ecco, il suo dialogo interiore, mettiamola così, no? La sua parte, ecco, mentale, non è che viene proprio una bella carta, perché qua abbiamo il diavolo, come vedete, no? Quindi questa persona o ha delle dipendenze o ha qualche problema, diciamo, ecco, veramente serio, perché comunque, ecco, il diavolo non è una carta che parla di cose buone. Potrebbe essere una persona che prova sentimenti molto rabbiosi, potrebbe essere una persona che ha, come dire, ecco, un senso di adesso non voglio guardare in faccia a nessuno. Potrebbe essere una persona che abbia dei legami con ambienti tossici, ambienti criminali, ambienti che non vanno bene, brutte conoscenze, brutte persone, brutti ambienti, che condizionano la sua mente. Quindi ha un livello nel suo mentale, diciamo, ecco, di tossicità, con la quale comunque qua ha un legame o anche dipendenze che può avere lui nella sua vita, che chiaramente, diciamo, ecco, vanno anche abbastanza, se vogliamo, ecco, a braccetto con queste difficoltà o, se vogliamo, problematiche economiche. Qui si vede la situazione casa, famiglia. Abbiamo l'arcano maggiore, ecco, degli innamorati. Questa è una carta che parla di scelte. Di scelte che possono essere di destino, di cose, diciamo, ecco, di persone che si scelgono. È come se questa carta dicesse che ancora tutto non è definito, però questa persona i sentimenti li ha, ok? Quindi potrebbe avere effettivamente, diciamo, ecco, degli affetti, però non c'è, come dire, ecco, ancora una situazione, come dire, ecco, stabile anche in questo senso, no? Qui si vede invece gli aspetti legati a ciò che questa persona può creare, può fare,
Niente, qua questa persona che cosa deve creare? Che cosa può fare? Abbiamo il 9 di spade, che questo tiene l'angoscia, cioè quindi è una persona che ha, come dire, ecco, dei blocchi nel darsi delle possibilità. È come se questa persona avesse dei blocchi, ecco, nella sua vita, è come se questa persona avesse delle preoccupazioni assolutissimamente, diciamo, ecco, forti, che lo tengono ingabbiato in delle elucubrazioni mentali, in sensazioni di angoscia, sensazioni di patemi d'animo, di non me ne esco più, non ne vengo più a capo, ma come faccio, ma come non faccio. Quindi non è una persona, come dire, ecco, che vede la soluzione a quelle che possono essere le sue problematiche. Nello specifico per quanto riguarda, diciamo, ecco, che so, il lavoro oppure le sue occupazioni, ma anche può avere a che fare con la salute fisica. Qua abbiamo una persona che comunque è in una situazione di sofferenza, quindi non sta bene, le cose non stanno andando, diciamo, ecco, proprio benissimo. Potrebbe appunto, diciamo, ecco, avere delle sofferenze anche fisiche, se vogliamo, qualche problema anche di salute, qualche vincolo di salute che non gli permette appunto di sbrogliare un po' tutta sta matassa che già dice tanto, ok? Questa è una carta che parla di amore e di romanticismo. Qui abbiamo, ecco, l'imperatrice. Si vede che questa persona ha effettivamente o avrebbe per le mani la possibilità di una persona che gli cambia la vita, che va in qualche modo, ecco, a risolvere tutte queste difficoltà, perché l'imperatrice, sapete, è come Dio, e Dio può tutto fondamentalmente, no? Quindi dà la salute, dà il denaro, apre le strade, tutto quello che è possibile. Quindi c'è una persona, come dire, ecco, nella vita. Che potresti essere anche tu, no? Che ha la possibilità di risolvere tanti problemi di questa persona qui, quindi i problemi del lavoro, i problemi della salute, i problemi delle preoccupazioni, i problemi delle scelte sentimentali, ok? E anche ribaltare questa situazione qui. Qui si vede che ci sono comunque dei cambiamenti in arrivo. Qui abbiamo l'arcano maggiore del giudizio. Questa è una carta che parla di rinnovamento, di novità. Quindi ci saranno sicuramente, ecco, dei cambiamenti, ci saranno sicuramente, ecco, delle novità. Vediamo un po' su quale ambito possono insistere, di che cosa si può trattare. Sì, hanno a che fare con, ecco, sì, hanno a che fare con delle comunicazioni, hanno a che fare con un contatto verso la persona amata. C'è un certo senso di vulnerabilità, se vogliamo, diciamo, in questa situazione sentimentale, ma siccome questo ci continua a pensare, è in stallo, la situazione si è anche stufato e in qualche modo, diciamo, ecco, vuole probabilmente, ecco, cercare il contatto anche per capire come stanno le cose dall'altra parte. Ripeto, potrebbe essere la tua parte, ok? Perché non vedo altri affollamenti, se si può dire così. Intanto qui con questo due di bastoni. Si vede che questa persona comunque, ecco, deve fare anche delle scelte, deve anche fare delle scelte che gli permettono di esplorare, come dire, ecco, ambiti nuovi nella sua vita. Potrebbe significare un nuovo modo di vivere, un nuovo modo di rapportarsi nella coppia, potrebbe anche significare in qualche modo, ecco, avere un qualche tipo di rigurgito di coscienza. Cose praticamente, ecco, di questo tipo. Questa persona cosa ambisce? Questa persona, diciamo, ecco, di tutte le priorità, a dire il vero, ci avrebbe quello di creare una situazione di coppia armoniosa, dire la verità, avere una partner, avere qualcuno che gli vuole bene, qualcuno che veramente proprio in questo senso gli vuole bene, dove c'è uno scambio di sentimenti legato proprio effettivamente, diciamo, ecco, all'amore, avere anche in questo senso l'impegno, ma l'impegno proprio per l'amore. Ma ci sta anche che se questa persona sei tu come imperatrice, qua gli risolvi l'equazione della vita, a dire la verità. Si vede che questa persona, dalla parte sua, avrebbe anche la possibilità di fare, come dire, con la svolta della vita, se così si può dire, no? Cioè, appunto, come ti dicevo, potrebbe essere determinante questo rapporto di coppia per cambiare la sorte, per chiudere dei cicli karmici, per ricominciare una nuova fase della nuova vita, ecco qua le scelte. E infine qua si vede che praticamente, ecco, la sfida che ha questa persona ha a che fare con una metamorfosi, un cambiamento. Quindi in definitiva, cioè, c'è da chiudere con un passato o con quelle cose che non funzionano più o con quelle cose che non sono funzionali al suo bene o alla riconciliazione, allo stare insieme a te,
al far funzionare questo rapporto, evidentemente potrebbero avere a che fare con queste difficoltà, magari ecco proprio queste difficoltà legate all'amarezza, alla tossicità, alla rabbia, tutto quello che di brutto ci può essere stato nella vita, superare determinate sofferenze. Cioè, ci potrebbe essere nella vita di questa persona una sorta di spartiacque che ha a che fare con te. Bisogna vedere tu, ovviamente, se vuoi fare in questo senso, come dire, il Mosè della situazione, per dire, eh? Va bene, tolgo via un po' queste carte e vediamo di individuare un po' quale potrebbe essere qualche altro aspetto che è importante conoscere adesso. Allora, vediamo un po' come esce questa persona con gli arcani maggiori. Vediamo un po' come esce questa persona. Perlomeno il riferimento, ecco, a te, al vostro rapporto. Il riferimento, ecco, a te, prima di tutto. Il riferimento al rapporto. Quindi vediamo un po' cosa ci raccontano questi arcani maggiori. Qui abbiamo l'imperatore. Ah. Allora, quindi il riferimento a te, questo comanda lui praticamente. È una persona che in realtà vuole anche darti una certa stabilità, vuole, cioè è una di quelle persone che, diciamo, quando arriva, come dire, ecco, si mette proprio a suo agio in un rapporto, no? È una persona che vuole avere il controllo, sembra che stata assieme da 100.000 anni, un po' una persona un po' così, no? Cioè, sai proprio qual è la caratteristica dell'imperatore, no? Dice a me che mi interessa, se io non conosco, quei territori, non conosco le usanze. L'imperatore quando conquistava, poi dettava le sue leggi. Non è che c'era molto da dire, a dire la verità, no? Quindi più o meno teniamo da conto che l'idea sarebbe questa. Non voglio dire con un senso, come dire, ecco, di dominio così cieco, no? Ma con un senso di controllo, di autorità, ok? Quindi non è molto semplice mettersi d'accordo con questa persona, eh? Allora, vediamo nei confronti del rapporto. Qui però tieni da conto che questa persona arriva con l'eremita, quindi questa è una persona un po' così introversa che fatica a dirti quello che prova, come stanno le cose nei tuoi confronti. Fatica proprio, ecco, ad aprirsi, tende ad essere troppo prudente, troppo riservato. Ok? Allora, vediamo un po' cosa ci raccontano queste carte qui. Intanto, cosa devi sapere? E poi facciamo una stesa, stavolta con le carte francesi. Vediamo un po' cosa arriva qui. Allora. Questa persona ti pensa a quanto pare e ti pensa pure tanto, è proprio emotivamente una persona coinvolta, Ti pensa per migliorare le cose. Sapete, l'arcobaleno arriva sempre dopo la tempesta, di certo non arriva in assenza di temporale. Allora, vediamo un po' cosa arriva qui. È anche un nuovo inizio. Beh, mi sembra abbastanza chiaro che questa persona ha un pensiero fisso in questo senso. Vuole riprendere le cose con te e le vuole riprendere anche con delle migliorie. Quindi su questo almeno ci possiamo sentire rassicurati sempre che a te sta persona interessi, perché poi c'è anche da tenere da conto proprio questo aspetto, eh? Va bene. Facciamo questa stesa, vediamo cosa ci raccontano le carte. Ops, vediamo cosa può succedere. Lo vediamo con una croce semplice. Qui intanto le carte sono scalpitanti. Allora, vediamo un po'. Prima 5 carte. Vediamo cosa arriva qui. Qui abbiamo un asso di cuori, eh? Tanta roba. Qui c'è un 3 di picche. Qui abbiamo un 5 di fiori. 4 di cuori. Allora,
è un jack di cuori. Cosa ti devo dire, amica mia? Allora, tieni da conto che partiamo, diciamo, ecco, dal passato, che è appena trascorso, ok? Qua questa persona, a dire la verità, sembra che abbia parlato, abbia si sia confidato con qualcuno, con persone che, perlomeno dal suo punto di vista, potevano capirlo, persone che potevano essere simili a lui, comunque ecco che avevano un atteggiamento di ascolto, comprensivo nei suoi confronti. Quindi questo potrebbe essere una cosa assai importante. Come mai questa cosa è così importante? Vediamo un po' di chiarirla. Addirittura viene anche il chakra della gola. Vedi, il chakra della gola parla anche di appunto di esprimere le proprie emozioni, i propri sentimenti, di linguaggio, di comunicazione. Qua la comunicazione, evidentemente, da parte di questa persona era un po' più chiara rispetto a quelle altre persone che non con te, perché con te questo fa l'eremita, cioè si chiude, è introverso. Allora, vediamo un po'. Invece, con rispetto a, diciamo, con un futuro prossimo. Qui c'è il 3 di picche e questo parla di, fondamentalmente, ecco, di mettere saggezza, di mettersi la testa a posto, di, come dire, così, pensare al futuro, pensare pure alla vecchiaia, per dirti la verità, fare progetti, come dire, ecco, di chi, sai, nella vita ne ha viste talmente tante, no? Che, come dire, ecco, quello che arriva è grasso che cola, no? Quindi è come se questa persona volesse arrivare a questo tipo di futuro, per la serie, dice, io non voglio avere quella maturità tale da saper gestire quelle situazioni con quella saggezza, senza scompormi, e quindi anche senza sentirmi turbato, poi fondamentalmente. Allora, vediamo qualcosa che è successo anche in un lontano passato, potrebbe riguardarti. Come potrebbe anche non riguardarti? Beh, sembra che questa persona sia stata in un certo senso fortunata, nel senso che le cose gli andavano bene, il lavoro andava bene, magari aveva una bella famiglia, dei bei figli, una bella casa, una bella macchina, aveva tutto. Sembra che questa persona in un lontano passato avesse tutto. Poi probabilmente, la vita gli sarà messa sotto sopra, probabilmente, perché cioè, questa differenza tra passato e presente, dove adesso, come vedi, veniva col matto, uno che non ha una stabilità nel lavoro, non ha una direzione ben precisa. Probabile che questa persona associa la stabilità della sua vita all'avere un partner. E quindi magari il partner di prima, come dire, che è venuto meno, a prescindere se lasciati, morti, eccetera, eccetera. E che quindi questa mancanza di punti di riferimento costituisca proprio ecco un motivo di destabilità per questa persona. Ecco, vediamo a lungo termine, qua con questo 4 di cuori, diciamo che questa persona vuole trovare la persona giusta. A dire la verità, è come se le carte dicessero che in fondo non vuole provare quelle cose in amore. Come dire, proprio quei colpi di fulmine, quelle botte, diciamo, ecco, che perdi la testa, no? Quel cupido che scocca la freccia così, come le botte da orbi, per dire, no? E questo l'amore da orbi, no? E no, qua questa persona, cioè, si accontenterebbe anche di un sentimento, diciamo, meno sfarfallante, meno farfalle sullo stomaco, a fronte del fatto di poterci vedere chiaro. Ma l'amore lo vuole questa persona per il lungo termine. Vuole, come dire, ecco, andare nella direzione proprio di una costruzione sentimentale con, penso, con te. Penso che in questo senso questa persona ti abbia inquadrata in questo senso, ok? Ma se ovviamente tu non ne vuoi sapere, ci potrebbe anche essere questo per il mezzo. Ovviamente questa persona non rinuncia a questo tipo di sogno, di ambizione. Ok? Qui questa carta dice che al momento
la situazione di questa persona, voi non vuoi a che fare con, come posso dire, con la possibilità di riprendere le comunicazioni, anche comunicazioni che possono essere in qualche modo anche ufficiali, con una certa ufficialità, con una certa concretezza. Qua non è più, cioè, qual è la differenza tra una comunicazione leggera e una comunicazione comunque perentoria? Come dire, no? Quando passa il vigile e dice sposti la macchina oppure le faccio il verbale. E tu la sposti, se non la sposti, ti va il verbale. E quella è la comunicazione ufficiale, il verbale. Cioè, prima te l'ho detto a voce, ti ho dato 5 minuti, dopodiché ci sono conseguenze. Questo è il punto, no? Quindi, come potrebbe essere la stessa cosa, dice ti prometto, come dire, ecco, che la faccio sul serio, e arriva con un anello, con un piano concreto e dice questa settimana prendo il divano, questa settimana vengo a prendere le scatole per trasferirti a casa mia o quello che potrebbe essere, per dire, no? Quindi questa è la differenza tra le comunicazioni tanto per dire e le comunicazioni, diciamo, è quel parlare con l'ufficialità, quindi con l'ufficialità, non la serietà, le intenzioni, cioè fare. Cioè, è come quando tu dici ti arriva un avviso di pignoramento e ti arriva l'esecuzione del pignoramento. Ok? Questa è la differenza. Quindi con le cose che proprio detto, fatto, conseguenze, ok? Azioni, quindi non pappardelle, raccontini. E questo è quello che vuole fare questa persona. Evidentemente vuole essere concreta e vuole essere concreta con delle cose in mano. Quindi lì dove questa persona per esempio non si sta muovendo, le motivazioni sono queste, che aspetta magari, che so, di sistemarsi con le situazioni di lavoro, di aggiustare alcune situazioni, diciamo, ecco, della sua vita che non gli danno una certa stabilità che abbiamo visto che gli manca. Se no questo come lo fa l'imperatore? Diventa come Giovanni senza terra, per dire, no? Vi ricordate la storia? Escono queste carte. Qua c'è bisogno anche di pulire. C'è bisogno di fare anche una pulizia profonda, ecco, per questa persona rispetto a situazioni che possono essere anche dei blocchi karmici, eh? E infatti qua abbiamo anche proprio qualcuno che a tratti sente anche questa angoscia, questa paura di non potercela fare, ecco perché avrebbe bisogno proprio, guarda cosa arriva a fondo mazzo, bisogno di incoraggiamento. E dal suo punto di vista, la persona incoraggiante sei tu, sei tu. Non è che questa persona non ha voglia di fare. Però ha come bisogno proprio, ecco, di qualcuno che fa il tifo per lui, che gli fa credere che tutto questo è possibile. O magari che gli mette in ordine, se vogliamo, ecco, i pensieri, la salute, che gli fa trovare un paio di calzini puliti. Magari a volte serve anche questo. Va bene, fatemi sapere il tutto come vi risuona. Io vi saluto, vi abbraccio e vi bacio e vi do appuntamento per un prossimo video. A presto! Allora, eccoci qua, vediamo chi potrebbe essere questa persona, o meglio, che vita sta facendo questa persona in questo periodo, no? Il tutto ovviamente riferito a te. Vediamo un po' di tirare giù 12 carte, anzi 13. Ok, anzi, giriamola, va? Allora. Spero che si veda tutto, al limite poi controllo l'inquadratura un secondo prima della lettura. Bene, allora qua abbiamo un 3 di, aspetta, fammi vedere, questo è un 3 di bastoni. Un 3 di bastoni al contrario. Allora, questa qua quindi è una situazione che ha a che vedere con un futuro, come dire, ecco, interrotto. Sicuramente, magari, ecco, quello che si capisce è che c'erano dei progetti.
dei progetti, non so se insieme, ma sicuramente questa persona aveva dei progetti e sembra che adesso abbia, come dire, ecco, uno stop rispetto a questi progetti, rispetto a questo futuro, rispetto anche alla possibilità di agire, di fare delle cose, rispetto al vostro legame. Guarda, questo è il suo sei presente, con questo sette di bastoni, qua c'è un conflitto. C'è un conflitto nella quale si vuole emergere. C'è qualcosa che questa persona respinge, vuole tenere distante, vuole tenere, come dire, ecco, non è tante volte il fatto che vuole fare un punto o vuole avere ragione su tutto. C'è un qualcosa che vi porta a un conflitto serio, importante, appunto che compromette in qualche modo, ecco, quello che può essere il vostro futuro, i vostri progetti del futuro. È come se questa persona, quello che si vede fino adesso, ha trovato un ostacolo, ha trovato uno scoglio, uno zoccolo duro e si è fermato praticamente nel vostro rapporto. E o, diciamo, ecco, qua non siete riusciti a mettervi d'accordo. Tra l'altro, anche una persona che ha un conflitto dentro di sé, a parte quello che potrebbe avere con te, principalmente ha un conflitto dentro di sé. È come se, ripeto, forse vi evita pure questa persona, forse vi vuole anche evitare in questo momento. Vediamo come vanno le sue situazioni, diciamo, ecco, da un punto di vista economico, ma questa persona potrebbe avere, come dire, ecco, possibilità economiche legate, che so, a cose, a beni familiari, cose di questo tipo. Sai, quando uno, che so, tipo ha tante proprietà, le affitta tutte, o cose legate al lavoro, magari, ecco, quelle situazioni familiari dove c'è magari un'azienda, un'impresa a gestione familiare, o comunque, ecco, cose di questo tipo, e questa persona sta continuando queste situazioni, no? Questo percorso lavorativo. È molto legato agli affetti, è come se non volesse deludere in questo senso. Se viene una carta di questo tipo, è probabile che anche questo aspetto possa insistere sulla vostra situazione. Quello che si racconta un po' questa persona è legato a un certo egoismo. È trattenuto, abbiamo il 4 di denari. Potrebbe essere una persona che ha delle risorse, però magari è un po' così egoica, non vuole mettere le cose in comune. O magari ha paura, potrebbe avere paura che chi, diciamo, si interessa a lui possa essere in realtà interessato ad altro rispetto a lui. Ecco perché magari potrebbe tenere, se vogliamo, ecco, il braccino corto. Questo è il suo tipo di, quello che come se la racconta. Dice: aspetta un attimo, io prima voglio vedere, voglio capire, io non investo, non voglio metterci più di quello che ho fatto finora, in buona sostanza. Qua questa persona si vede anche che con questo paggio di coppe potrebbe anche avere dei figli. Potrebbe avere dei figli, o se non ci sono, ecco, figli per il mezzo, diciamo che potrebbe avere, come dire, ecco, una situazione familiare nella quale è un po' il cocco di mamma. Se non è questo, è quell'altro. Quindi qua c'è, lavora con la famiglia in qualche modo, come vedi, lo condiziona e dice: aspetta, vedi se questa persona ti vuole bene. O magari, se non glielo dice, è una mentalità che gli hanno inculcato e questa persona l'ha fatta sua, l'ha totalmente integrata e ha paura, sta sul chi va là. Aspetta, io dice, prima di qua andare a convivere, sposarmi, fare, dire, condividere la mia vita, i miei averi, il mio benessere, la mia benestanza, ma anche se fosse per dire uno che fa una vita che non è tutta sta benestanza, comunque quello che ha al momento non lo mette certamente in comune, no? Quello che si vede qui che è una persona un po' che pensa più che altro al suo piacere. C'è una persona che gli piace fare una vita un po' godereccia, di benessere, molto collegata al se questo mi piace lo faccio, se questo non mi piace non lo faccio. Non è qualcuno che ama, come dire, ecco, mettersi d'accordo.
Non è che, ripeto, vuole avere sempre ragione, ma poi all'atto pratico, se vogliamo, si impone, potrebbe avere anche in questo senso una comunicazione indisponente, più che la comunicazione, le azioni indisponenti. Magari con la comunicazione ci può stare anche un attimino di più, però con le azioni è indisponente. Questo sì, sembra appunto non essere molto collaborativo. Qua si vede anche che comunque vedi. Cioè, questo gli interessa di star bene lui, che si sente bene lui, potrebbe avere un po' qualche difetto di empatia, se vogliamo, no? O lì dove pensa agli altri, diciamo, ecco, proprio per questa mancanza di empatia, pensa al male, pensa in maniera maliziosa. Quindi un po' per tenere lontane difficoltà, non aprire dei varchi per delle cose che poi gli possono causare perdite e dispiaceri. Però sta bene, questo deve essere chiaro, sta bene. Qui abbiamo il mago. C'è il mago qui. Quindi si può dire che qua è una persona che ha tante possibilità, è una persona che se la cava molto bene in quello che fa. È uno che è scaltro, una persona astuta, è una persona anche a volte manipolativa, eh. Quindi questo sa il fatto suo. E sa il fatto suo anche, o ritiene di avere il fatto suo, di sapere il fatto suo anche rispetto a te. Ciò significa che in qualche modo, vedi, questa persona vuole avere le opzioni tutte, come dire, col coltello dalla parte del manico a suo pro. Non è molto collaborativo. C'ha proprio sta fissa questo qua, eh. Qua si vede come questa persona si pone nei confronti del rapporto con te. Potrebbe essere un rapporto, diciamo, ecco, recente, una conoscenza di un breve periodo, o un rapporto, come dire, ecco, che anche se dura da tanto, in realtà non è mai arrivato a dei passi importanti. Questa è una frequentazione che possiamo considerare, diciamo, ecco, dal flirt, no? Oppure da quell'innamoramento di quando ci sono sempre un po' le fasi iniziali, no? Quando poi ci devono essere le fasi costruttive, ecco, lì arriva lo zoccolo duro, appunto, il futuro. Quindi a questo gli piace di stare così, di stare un po' frufru. Qui c'è l'asso di spade e ci dice che questa persona fondamentalmente ritiene di avere la verità in mano, molto supponente. È un caratterino questo qua, c'è un caratterino, persona un po' molto mentale, molto logica, eh? Non che non si abbandoni ai sentimenti, perché l'aspetto di legami familiari, l'innamoramento, l'aspetto legato a stare bene ce l'ha, ma più gli manca un pochetto questo di empatia, di una capacità di socializzare con il partner fidandosi. È come se diffidasse d'ufficio, già per un qualcosa ecco di suo, perché evidentemente porta quindi dei limiti, delle cose che ha paura di perdere. O la famiglia dice: attento, dice che qua non è che perdi solo tu, perdiamo pure noi, visto che sono un po' tutti coinvolti. Ora, il fatto è questo, questa persona che è molto logica, in questa posizione si vede che se sta a far venire un'idea, questo è come se un'idea nella quale vuole confermare le sue ragioni, vuole avere queste sue conferme. Che conferme vuole avere questo qua? Abbiamo il 2 di denari e abbiamo il mondo e il 9 di bastoni. Ecco, eccola là. Qua abbiamo anche un re di coppe. Allora, sono conferme legate ovviamente all'innamoramento, come dire, con l'amore incondizionato, se vogliamo. Qua c'è qualcosa che è legato a un
Sì, questa è una carta che parla di fine, di raggiungere un traguardo. Una carta che parla di ambiguità e una persona che ritiene di dover mettere dei confini, di dover mettere dei blocchi. Non è una persona, dice, io avevo ragione, come dire, ecco, a dubitare forse dei tuoi sentimenti o dei suoi sentimenti o del vostro amore, perché forse dalla parte tua. Dal suo punto di vista, diciamo, ecco, non sono arrivate quelle scelte concrete che gli facevano capire che fondamentalmente magari rispettavi certi suoi limiti, certi confini, certi anche out-out, fammelo dire, perché o così o niente. Infatti, qua abbiamo il mondo, quindi i suoi pensieri sono questi, cioè come se supponesse di avere ragione, gli piace pensare così, evidentemente perché non vuole mettersi in discussione questa persona, eh? In questa posizione invece abbiamo qualcuno che però in fondo ci sta a pensare sempre, eh? Non è che se l'è dimenticato. È come se in parte questa persona da te è stata toccata. I sentimenti, diciamo, ecco, non andiamo a vedere con questa stesa il peso specifico dei sentimenti che ha per te. Però sicuramente non gli sei indifferente, tant'è vero che continua a pensarci, ad avere lucubrazioni mentali, forse anche sembra che dica, ma in fondo non è che chiudendo le situazioni con te, perché sembrano chiuse, non è che con la prossima persona io, per quelli che possono essere, diciamo, ecco appunto i miei confini, i miei limiti, non avrei questo problema, è assai probabile che ritornerei ad avere questo problema. Forse devo capire intanto io come risolvere, come trovare una soluzione a questi miei vincoli. Potrebbe anche significare per qualcuno, che so, decidere di lavorare fuori dal nucleo familiare, eh? Potrebbe anche significare questo. E quindi prendersi, non avere più quelle protezioni, non avere più le spalle coperte, ok? E quindi entrare in una relazione, se vogliamo, ecco, alla pari, non come chi arriva con un clan, con tutta la famiglia che si mischia, che fa, che conta, che pesa, no? Potrebbero essere anche queste qua le sue, diciamo, preoccupazioni, i suoi pensieri di questo periodo. Probabile che voi avete affrontato in maniera blanda e questa persona lì per lì si è dimostrata appunto indisponente, ostile, però forse in qualche modo, ecco, hai scalfito, diciamo, ecco, una corazza, se vogliamo, eh? Una corazza, una difesa. Qui abbiamo, ecco, un sette di spade. Vedi, questa è una persona che ha paura di essere, come dire, ecco, derubato, ha paura che qualcuno si possa approfittare di lui. Ha paura di tradimenti, magari nella gestione degli affari di famiglia o della sua vita. Di quelli che possono essere, diciamo, quei punti di riferimento come esperienze personali e familiari, magari questa è proprio una nota dolente, quindi magari sono proprio scottati e questa persona tiene proprio paura di persone che magari credo sia successo nell'ambito proprio del lavoro, che qualcuno se ne è approfittato o qualcuno con la scusa dei sentimenti si è potuto approfittare, diciamo, ecco, della cassa, mettiamola così, no? Di quella che poteva essere la cassa comune. C'è il senso, come dire, ecco, della paura di essere ingannati, di essere raggirati. Quindi si è molto, 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 molto sulla difensiva. Proprio questi aspetti del lavoro, della famiglia pesano e anche tanto. Però che questa persona un attimino pensi anche, dice, forse se avessi meno, diciamo, tra virgolette, ecco, da rischiare, avessi un posto fisso, dice, sto problema non ce l'avrei. Chissà se questa persona mi vorrebbe lo stesso, chissà se avrei lo stesso successo in amore, per dire, no? Eh sì, probabile che questa persona pensi che per una sua benestanza, per quelle possibilità familiari che ha, che hanno, la gente o le donne si avvicinano, donne e uomini, ovviamente vale per gli uomini e per le donne, si avvicinino proprio prima per interesse e poi, diciamo, ecco, si affezionino eventualmente. Infatti è proprio questo qua. Vedi, qui c'è anche gente che ci è rimasta male.
gente che in questo senso è emotivamente bloccata e lui è una di queste persone emotivamente bloccate. Tende ad avere un atteggiamento anche a livello sociale, non solo nella coppia, un po' così evitante, un po' musone. Potrebbe essere, diciamo, ecco, una persona che si chiude in se stessa, diciamo, ecco, ha questi atteggiamenti indisponenti di chiusura. Potrebbe essere fraintesa, se vogliamo, come un'arroganza, sai, quella superbia, eh? Però in realtà comunque credo che ci sia una certa, non dico soggezione, ma un condizionamento familiare. E poi la soggezione è proprio perché magari ci sono già passati, eh? E quindi questa persona si porta come un timbro appresso di, come dire, ecco, sta cosa non la vogliamo passare più, io non la voglio passare perché ho visto soffrire altre persone e so che cosa significa. Quindi è come se avesse subodorato che pensare ad un futuro assieme gli ha triggerato appunto vecchie ferite, ha riaperto, come dire, ecco, probabilmente ecco delle vecchie ferite. Però qui abbiamo anche una carta che ci dice di un apprendista. Questa potrebbe essere, ecco, la sfida. Per un verso, come ti dicevo prima, questa persona probabile che pensa alla possibilità di emanciparsi, ripeto, con una, per esempio, situazione, per esempio, di un posto fisso, per dire, no? Però c'ha anche quel senso di sconfitta, come dire, ecco, che non ha più gli appoggi, non ha più le sicurezze, deve ricominciare tutto da capo. E questa è una sfida molto grande per questa persona che comincia da zero e quindi ha anche paura di non poter arrivare dove si trova adesso, non dico di superare, ma di non avere più le stesse possibilità, di fare, come dire, anche un buco nell'acqua. Quindi per un verso ne è affascinato, per l'altro verso, come dire, ecco, non riesce a tenere botta, ha paura di farlo poi in concreto. Tiriamo via queste carte, vediamo altri aspetti. Allora, vediamo come esce questa persona nei tuoi confronti con questi arcani maggiori. Aspetta che questo è così, va bene. Allora, vabbè, si sono mischiate le carte. Allora, vediamo un po'. Ok, va bene, adesso sono giuste. Come esce questa persona nei tuoi confronti? Come esce nei confronti del rapporto? Allora, nei tuoi confronti il matto. Diciamo impulsiva. Una persona impulsiva, come se gli scattasse qualcosa, Quindi come se commettesse un'imprudenza nei tuoi confronti. Te lo dicevo prima, questa persona tiene delle riserve. Al momento non si capisce se sono proprio, se sono esattamente, diciamo, proprio un fatto personale legato a te. Diciamo, ecco, sono legato a te anche perché ha, per quello che si è capito finora, comunque delle remore ben radicate, se vogliamo, no? Vediamo un po' nei confronti del rapporto, del vostro rapporto, come arriva. Qui abbiamo il mago. Ok, ma questa persona, però, a dire la verità, diciamo, ecco, vuole cogliere l'occasione, a dire il vero, eh? Diciamo, potrebbe essere anche al principio di un cambiamento, di una trasformazione, vorrebbe fare qualcosa. Vorrebbe essere più in controllo o, diciamo, ecco, controllare te in questo senso, essere nella posizione di chi ti può gestire e che non ha nulla da temere, oppure di togliere per il mezzo tutte quelle situazioni che gli fanno sentire un po' che gli potrebbe mancare il terreno sotto i piedi. Praticamente stiamo parlando di questo. Vediamo un po' cos'è che devi sapere. Vediamo un po' cosa devi sapere. Allora, uno, due e tre. Allora, qui abbiamo la libertà, qui abbiamo gli innamorati e qui abbiamo i regali. Ok. Vedi, questa persona, siccome c'ha sta cosa che è un pochettino così sfidante, è uno che vuole o non vuole avere rogne,
Devi sapere che questa persona vorrebbe avere con te, se fosse per lui, sì, un rapporto di amore tra innamorati, come ti dicevo prima, si vedeva questo paggio di coppe, no? Quel rapporto che resta sempre, come dire, come se fosse sempre all'inizio, no? Dove ci si dona, c'è il tempo, c'è la fiducia, c'è tutto. Quando c'è il tempo, quando c'è la fiducia, fino al limite di uno che può investire senza rischiare, no? Proprio nella libertà, un rapporto aperto. In questo senso, poi per la serie, dice, tu ti vuoi sposare, tu vuoi altro, tu vuoi figli, se vuoi li puoi fare con altro, non con me. Più o meno l'idea che ha o che tiene questa persona sarebbe proprio questa qui, eh. Vediamo un po' perché questa libertà, di che cosa parla. E infatti qua è una libertà perché questa persona non vuole soffrire, non vuole situazioni nella quale si va a infognare, diciamo, non vuole soffrire. Qua ci sono situazioni proprio legate, ripeto, alla famiglia, alle cose che possono prendere degli sviluppi rispetto ad una famiglia. Soprattutto è come se questa persona non volesse una sua famiglia, non volesse farsi o rifarsi una famiglia. E poi abbiamo comunque, vedi, il disinteresse, l'essere così liberi, una situazione che va così un po' con l'oblio, no? Come va, va, come va, va, senza progetti. La vuole vivere in questa maniera, questo qua. Va bene, andiamo a vedere altri aspetti. Questi magari li metto da parte. Ok. Vediamo cosa ci raccontano adesso queste carte. Prendiamo 5 carte. Scusate un attimo. Allora, vediamo un po' cosa arriva qui. Ok, vediamo un po' cosa ci raccontano queste carte. Intanto qui abbiamo un 7 di cuori e qui abbiamo, come dire, ecco, il bello e dannato, se così si può dire, no? Quindi, vedi, è un po' così che si è comportata questa persona nei tuoi confronti. Magari, ecco, a volte hai avuto la sensazione di qualcuno che aveva nei tuoi riguardi dei tratti narcisistici, ma in realtà non si tratta di un narcisista, è qualcuno che ha o deve indossare una maschera che può sembrare tale, però, diciamo, è un po' così. Qualcosa di precauzionale, di conservativo per difendere appunto quei confini, quei territori che sono, come dire, devono rimanere letteralmente, diciamo, ecco, inespugnabili. Qua abbiamo il 4 di picche, quindi si vede che prossimamente, cioè possiamo dire con un futuro quasi imminente, no? Il 4 di picche ci dice che sta persona, a dire la verità, non è che ci sta proprio benissimo, eh? Ci sta male, ci sta dispiaciuto questo. Sa che potrebbe fare delle cose, ma ancora non ha, come dire, ecco, quella forza d'animo per decidersi a svoltare intanto, ecco, la sua vita o a svoltare la vostra situazione. Si percepisce che questa persona a te ci tiene, però giustamente non ti può vincolare dal momento che lui non si può vincolare per paura di essere vinculato. Non so. Se mi sono spiegata, no? Infatti è proprio questo qua. Cosa è successo in un passato lontano, lontano? Qua abbiamo un 2 di picche. Qui evidentemente gli è stata impartita un'educazione, come dire, ecco, molto saggia a dire il vero. Cioè appunto insegnamenti appresi, magari di generazione in generazione, un certo tipo di mentalità che lo porta in qualche modo, ecco, a... Sapete quando uno legge il libro di Chelette nella Bibbia, no? E dice tutto è vanità, vanità delle vanità. E questa la penso un pochettino così, vanità delle vanità, tutto è vanità. Dice ormai ho visto tutto nella vita.
E altro non voglio vedere, o altro non vogliamo vedere, proprio quello è il fatto. Vediamo un po' cosa ci può essere in un futuro, come dire, ecco, a lungo termine. Qui abbiamo il 7 di fiori. Beh, qua abbiamo, ecco, la carta della gran consolazione, come si suol dire, no? Se dovessimo parlare di sibille. Cioè, è qualcuno che alla fine qualcosa la investirà, ma lo farà nel momento in cui si rende conto che quello che investe è un minimo rispetto a quel plus che avrà nella sua vita. Potrebbe anche significare che, come dire, ecco, si aspetta che tu debba fare qualche vincita a Superenalotto, oppure che possa maturare, ecco, tra voi. Un amore, un interesse reciproco o un interesse comune, come potrebbe essere, che so, dei figli, qualcos'altro che vi lega, che è molto più grande rispetto a quello a cui adesso è molto attaccato e che non vuole mettere in gioco e non vuole rischiare. Quindi, al momento in cui in un futuro prossimo, ma molto prossimo, accadrà questo, si vede che questa persona a questo punto quello che va a metterci non lo considererà più una perdita, lo considera comunque sempre una sorta, ecco, di pensione minima, se la vogliamo mettere in questo modo, rispetto a quello che invece ha da qualcosa, ecco, di più forte, di più grande di quello che ha adesso da tutelare, da proteggere, da avere e da mantenere o da conquistare. Qui si vede praticamente, ecco, la situazione attuale con questo asso di picche, come se parlassimo di, vedi, di colpo di scena, qualcosa che ha a che fare con un qualcosa di improvviso, di inaspettato, qualcosa di incontrollabile, come se questa persona si aspettasse, come dire, ecco, il colpo di scena, il cliffhanger per la serie Il tuo migliore amico in realtà è il tuo peggiore nemico, ossia. La persona che meno ti aspetti è l'autore del delitto, capito? Quindi è proprio malizioso, malepensante perché ha questo tipo di meccanismo mentale. E ti ripeto, da quello che si vede qui, è una persona che ha dei combattimenti, non ha ancora la forza d'animo. Al momento in cui ci sarà qualcosa di migliore da proteggere, da avere, da ricavare in tutto questo rispetto a quello che adesso sta proteggendo, questa persona molla gli ormeggi, si lascia andare e ci sta nel rapporto con te. Magari potrebbe essere in un futuro è talmente lontano che magari tu giustamente te sbarelli e dici ciao ciao con la manina, il rapporto libero vattela a fa con tua sorella, per dire, no, ci può essere anche che te la pensi in questa maniera, ci mancherebbe. L'importante è che adesso più o meno ti rendi conto di questo, se vorrai approfondire, pensi che questa stessa ti riguardi, magari, ecco, valuta l'idea di fare un consulto personale, perché vedo che qua la situazione effettivamente comporta delle scelte di vita importanti, chiaramente, perché qua uno è come se stesse, se a te ti va bene il rapporto libero, ok, pace amen, se a te il rapporto libero, per dire, no, non ti va bene e vuoi qualcos'altro, è chiaro che qua bisogna pensarci bene. Rapporto libero intendo dire, per esempio, lui ha dei figli, tu hai dei figli, e ognuno resta a casa sua con i propri figli, anziché fare la famiglia allargata, per dire, no? Potrebbe essere anche che a te sta bene tutto questo, magari con l'idea che tu poteva avere le vacanze con i figli, ce le facciamo assieme, invece no, ve le dovete far separati. E allora potrebbe essere un giusto compromesso. Ma se, ti ripeto, tu volessi riunire tutti sotto lo stesso tetto, io qua la vedo, diciamo, ecco, difficile nell'immediato. Nemmeno nell'immediato più uno, ma qua proprio all'ennesimo futuro. Ok? Quindi valuta un po'. Fammi sapere come ti risuona. Io ti saluto, ti abbraccio e ti bacio e ti do appuntamento per un prossimo video. A presto. Ciao.